Sarà visitabile fino all'8 dicembre ai Musei Civici l'Urlo Creativo, mostra monografica di Ettore Travaglini, artista scomparso nel 1988, che ha connotato il Novecento pesarese e che la capitale della cultura omaggia esponendo 55 suoi dipinti nel centenario della sua nascita. Ettore Travaglini, mio padre, che io come diciamo, artista ho scoperto molto tardi, perché per me era il papà che dipingeva, io da piccolo stavo nello studio dove lui dipingeva, per me era una cosa normale. Poi crescendo ho cominciato a capire, forse un po' tardi, quello che poteva essere il valore o l'impegno di mio padre. L'abbiamo, diciamo, poi dopo la sua morte mia mamma si è data molto da fare per cercare di mantenere il ricordo, e questa mostra in questo bellissimo posto che sono i Musei Civici mi auguro che ci permetta di mantenerne il ricordo e apprezzarne anche il valore. Un universo che non mi stanco mai di riscoprire con grande meraviglia e molta elettricità emotiva, perché il papà che ho sempre conosciuto io era un uomo molto riservato, per cui vedere tutte queste opere esposte ogni volta che capita è veramente emozionante, perché scopro una parte, un lato artistico, immaginifico di papà che non, sì, conoscevo, ma conoscevo, come dire, distrattamente da figlio, che è comunque abituato a vedere un papà che al piano terreno della propria casa si prodiga a dipingere sulla tela. Un grande artista pesarese, ma che insomma, ha una rilevanza, un'importanza di livello quantomeno nazionale. La scelta è quella di attraversare proprio per farlo conoscere e riconoscere alla cittadinanza, ai turisti, ma anche ai più giovani, un arco di tempo che abbraccia tutta la sua produzione, quindi non una fase specifica, ma che permette appunto di vedere dal periodo più figurativo, quello più astratto, informale, anche attraverso diversi innesti, sia documentali, come anche peraltro il suo tavolo di lavoro, ma anche delle lettere, dei testi che lui scriveva, addirittura il QR code, riascoltare delle interviste come una alla RAI di Bologna. Nell'archivio dell'atelier di papà si rinvengono delle poesie di cui nessuno di noi in famiglia sapeva nulla, e quindi è stata una bella scoperta, e penso che questo materiale narrativo poetico vada pienamente ad integrare l'opera pittorica, che penso sia in questo modo ancora più comprensibile e completa di quanto non fosse prima. Perché questo titolo, L'urlo creativo, è preso da una espressione proprio di Ettore Travaglini in una lettera che lui scrive al critico d'arte Elverio Maurizi, anche lui precocemente scomparso, che come dire, era un punto di riferimento proprio per tutta una generazione di artisti, di giovani artisti all'epoca, siamo negli anni intorno agli anni 90, e prosegue un urlo creativo per superare superare i limiti, e proprio ci è sembrato rappresentasse proprio molto bene l'iter creativo di Ettore Travaglini. Raccontare il percorso creativo di Ettore Travaglini attraverso le sue diverse fasi e questo processo di metamorfosi che attraversa la sua poetica sin dagli esordi e porta Ettore Travaglini a lavorare sulla materia, sulla forma, in maniera costante, creativa, ma anche sulla scia di questa trasformazione. Quindi passa da una fase all'altra e da contenuti diversi tra loro, proprio alla ricerca di una sintesi che poi troveremo negli angeli, nella rappresentazione degli angeli e nella rappresentazione degli pterodattili. Allora, gli studenti dell'indirizzo professionale per il Made in Italy dell'ITER Sbramante Genga hanno ideato, progettato e realizzato un supporto autoportante per i quadri al fine di aumentare lo spazio espositivo. Il loro lavoro iniziale è stato proprio quello di conoscere le opere dell'autore per avere anche un'analisi più precisa di quelli che erano poi gli spazi da utilizzare e anche l'estetica del supporto che ha realizzato, devo dire, con grande entusiasmo.